visto che sì, è il contrario, invece io ho questa disfunzione particolare. Cioè dimentico l'ultima cosa, ma ricordo benissimo la penultima. Cioè la memoria a lungo termine, non so bene come si può dire. Però secondo me, siccome il futuro è incerto, noi cerchiamo di programmare il presente, quindi non ci pensiamo, ecco. Sono stato troppo ermetico. Però Giulia, forse è il caso di sentire anche gli altri due del trio. Ma io mi assolto, questa cosa che ha detto, insomma, è una poesia. Bisogna sempre attingere al presente. Noi ci vediamo, quando ci vediamo, fino adesso è successo che è sempre nata la scintilla e spero che continuerà ancora per molto tempo. E cosa devo dire? Cioè, abbiamo già detto tutto ora. Rispondi alla seconda. Tendo di rispondere alla seconda, che era l'aspettativa. Ah, se abbiamo l'ansia della prestazione, beh, direi sempre, è una cosa che non ci abbandona mai, anche in questo momento, non so se si vede, ma le gambe fanno Giacomo, perché comunque si lavora, ci sono delle intenzioni, poi non si sa mai come il pubblico e voi, carogne, no? Percepiate il lavoro, no, carogne mi sembra. E quindi sì, la risposta è sì, ma credo fortunatamente, no? Però sulla prima domanda l'ho risposto bene loro. L'abitudine appunto la sconfiggiamo un po' dilatando i tempi, un po' ognuno di noi negli ultimi tempi ha fatto cose, ha coltivato passioni, interesse. Giovanni coltiva i pomodori, i campanelli, no, gli viene bene. Magari no, so perché, ma non li coltivo. Perché non ti vengono, non è giovane. Non è terreno tuo. Insomma, bene, bene, sto bene. Possiamo, cioè, prima io coi